Ucemiz Mahar. Ertiz Mimhere. Dada Uchokev, Mizas Muchlevit, Mash, Gamar Juebal. Kabilu Sitsuts Lev. Davchevit Ertachuin, Kanukre. Vimis Saperi, Mukhranis Huinos. Vimis Saperi, Araguistuelev, Sadam Deunda, Rom Zedidinos. Kavos, Kavarvare. Sonokudeba, Mistris, Rari, Saba, Gakreba, Robert Sismari, Ramuam, Goliath, Teps, Roms, Kondris, Katsats, Deva Dagan Teps, Neta, Satam, Samzuarebs, Bolo, Vindar, Goeta, Tandes, Fazi, Jobs, Agar Kondes, Tundat Sam Shoblo, Anda, Arikus. Σχόσα καρτουέλο, νέτα σάδαρις, ρόμελι κούτχε, ρόμελ κουέτνισα, βις τούτ καυζά σε κουέτνις γάδαρι, κουέτνάν, σάμο τχες χωάς, βις εγίρσα. Ταουμπαδέ βουλουάρ, ρόμ βι ομόνα, δα, σα καρτουέλος, μέτ γασούγελι, μάς, γαμάρ τσουεβά, καπίλος. Come diceva Pushkin, ogni piatto georgiano è una poesia. Preparando un piatto tipico georgiano, khachapuri, è una focaccia con formaggio, e con pasta sfoglia, perché abbiamo vari tipi di khachapuri, secondo le regioni cambiano. Così adesso faccio con la pasta sfoglia khachapuri. Lei ha fatto con l'impasto come... fanno con l'impasto come pizza e dentro c'è sempre formaggio. Khachapuri merulli. Sì, merulli khachapuri. Come si chiama questo piatto? Khachapuri. Khachapuri. Khachapuri, come dicono gli italiani. Ho visto le sterminate e incontaminate foreste del Canada. Ho visto le scintillanti vette, le nevi eterne, i ghiacciai, le valanghe, i fiumi impetuosi cambiare le sembianze del paesaggio. Ho visto i deserti dell'Afghanistan, le città troglodite della Cappadocia. Ho visto le torri di San Gemignano, ma ai piedi di pareti maestose di rocce e di ghiaccio. Ho visto l'origine dei miti e l'origine della storia. Ho visto piantagioni di tè ed eucalipti giganti e un mare tenebroso solcato da navi immense. Ho visto l'origine della cristianità, ho visto la fine del comunismo. Uomo fortunato, hai dunque viaggiato per tutto il mondo. No, sono solo stato in Georgia.
Ecco, bellissimo. Immagina di preparare qualche cosa per riprenderlo, magari anche a fare anche il discorso. Senta Barone, ma come si svolgerà questa serata? Vuole fare il maestro di cerimonia questa sera? Ah no, buonasera, no, io in realtà sono solamente ospite questa sera, siamo qui all'Osteria Il Generale di Fabrizio Saltone, ma siamo ospiti dell'Associazione Italia Georgia, degnamente rappresentata dalla nobildonna Mantilosani Lali dei Conti Panciulizia Aznauri, che rappresenta la sua gloriosa casa reale, e poi abbiamo stasera anche ospite venuto da fuori Milano il marchese Fabio Guastichi di Cres. Intervisti loro perché sono loro i padroni di casa, sono solamente ospite bevitore di ottimo vino georgiano. Io sono Lali Panciulizia, che sono presidentessa di Associazione Italia Georgia, che stasera facciamo la cena, prima cena, prima riunione ovviamente, che facciamo vedere agli italiani che sono molto interessati a assaggiare i nostri piatti. Ovviamente ho cucinato anche io, magari vi presento stasera. Poi faremo magari un giro nelle cucine. Sì, 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 andremo insieme, magari vi spiego come si preparano i nostri piatti. Marchese, ci vuole spiegare perché le motivazioni di questa sua presenza, allora, in questa cena così importante? Sì, sono stato invitato dal barone Yonghi Lavarini, in quanto io rappresento, questa era l'ordine costantiniano nemagnico diritto orientale di cui sono il gran cancelliere, e poi mi ha invitato il barone per partecipare al direttivo della Casa Reale. Bagrationi Grusinski, il nostro principe Nuxar Bagrationi Grusinski, che vi porto il saluto per stasera dalla Casa Reale di Georgia. Beh, è molto vicina l'ordine costantiniano, sì, con la Georgia, quindi sì, è una vicinanza, esatto, storica questa. Esatto, perché noi abbiamo anche un capitolo dell'ordine in Serbia a Belgrado, e il patriarca di Serbia, Irenei, ci ha quasi riconosciuto come ordine, ci ha concesso la terza basilica di Belgrado e ha nominato un consigliere spirituale per i cavalieri e dame di Belgrado. Nobildonna Lali, ma questa sera c'è anche un'esposizione di preziosi prodotti dell'artigianato georgiano, ce ne vuole? Sì, prima che ce l'abbiamo il vino georgiano, vi presento che il nostro paese conosciuta del vino, che si chiama Saperavi, e avremo anche come la grappa che si chiama Giaggia, fatta in casa, vi faccio assaggiare, e abbiamo un, come i vostri ravioli, assomiglia molto, però un po' più grandi, così magari facciamo un salto in cucina, vi faccio vedere come si prepara e come si presenta. Sembrano delle icone ispirate ai preziosi mosaici bizantini. Qual è la tecnica di questa realizzazione? Non lo so, ero in Gerusalemme 2 anni fa, è nata di là questa. Quando sono tornata a Milano, quarto giorno ho cominciato a fare queste icone. Quindi l'ispirazione l'ha avuta a Gerusalemme? Sì. Quindi è un'ispirazione? Sì, non lo so, Dio mi ha dato una visione che dovevo fare questo. Quando sono tornata a Milano, 31 dicembre, 4 gennaio ho cominciato a fare
queste. Ma quante sono le chiese ortodosse? Le chiese ortodosse a Milano sono ben 18, perché la chiesa ortodossa è una chiesa autocefala, cioè ogni comunità nazionale ha il suo patriarca. Quindi a Milano abbiamo 3 chiese russo-ortodosse, abbiamo la chiesa serbo-ortodossa, la chiesa greco-ortodossa, la chiesa bizantina, appunto la chiesa georgiana, e le chiese orientali copte egiziana, copta etiope, copta eritrea. Ah, vi presento Fabio Gandolfi, che è il segretario della nostra casa reale di Bagrationi di Giorgia. Buonasera, buonasera a tutti. Vedo la nostra dama bianca bellissima questa sera, quindi sono straemozionato. Vedo che stanno arrivando altre persone, magari lascio un po' la parola a vedere un attimino quali sono. Prego. Però sono stato nella Federazione Russa in un paese che si chiama Georgievsk, dove è stato firmato il trattato di pace tra l'imperatrice Caterina con la Georgia, mi pare per non attaccare l'impero persiano, e quindi mi ricordo quando lavoravo lì a Georgievsk che c'era questo monumento scritto in lingua georgiana, in lingua russa e in lingua persiana, mi pare, nelle 3 lingue, che è un trattato di pace in pratica. E poi tutti gli amici georgiani che ho conosciuto lì nel Caucaso. Chiedo scusa, questo cappello? Questo cappello l'avevo preso lì. Ecco. Che non so esattamente l'utilizzo, il nome. Svanetti. Svanetti? Sì. E so che usavano gli uomini e basta, no? Sì. Ma per entrare in chiesa o anche... No, anche quando andavano in giro mettevano questo cappello. Perché diciamo nei film così poi in realtà si vedono altri tipi di cappelli. Allora, il vino georgiano mi ha lasciato stupito, perché in effetti io non conoscevo la storia del vino georgiano, non conoscevo che comunque ha una storia millenaria con un tipi di vinificazione differenti in parte da quello che è il nostro stile di vinificazione. E chiaramente ci sono di tutti i tipi, da quelli pregiati, fatti in botti di creta e sotterrate, senza solfiti, eccetera, ma che normalmente sono fatti da piccole nicchie a livello familiare, mentre un po' la grande distribuzione che si è andata portando avanti negli ultimi anni ha fatto sì che si usino ormai tecnologie che per noi sono abbastanza normali nei vini. Ecco, e di oggi la notizia che una giornalista della RAI è stata licenziata perché ha parlato bene delle donne dell'Est. Ecco, ci vuole parlare delle donne georgiane? Allora, c'è da fare dei distinguo, perché comunque, magari come Russia o altri paesi sono greco-ortodossi come religione, però quello che mi ha stupito nella Georgia è la grande religiosità del popolo, che ha fatto sì che nei secoli... che ha attraversato con dei contendenti che hanno cercato, e non ultimi i russi, in questi ultimi anni di potersi prendere la terra che è stata per millenni la Georgia, e questo tipo di religiosità è molto sentita dal popolo georgiano, dalle donne, e quindi ho trovato inizialmente una mentalità che potevo trovare io come di origine meridionale, che potevo trovare in quello che poteva essere il meridione negli anni passati. E quindi questo mi ha fatto piacere, perché comunque c'è un'etica a livello di educazione, di moralità molto alta, che magari in Italia sta un po' mancando. Per iniziare a conoscerci e decidere insieme
come sviluppare la nuova associazione culturale euroasiatica economica cristiana per l'amicizia fra Italia e Georgia. Veramente eccezionale. È poco conosciuto. È poco conosciuto, questo che stiamo bevendo è veramente buono. Riprende un po' il nostro Barbera, però è un po' più corposo, veramente veramente buono, questo è da assaggiare, è barricato. Adesso si trova perché l'ha portato la nostra dama bianca da degustare questa sera, però sicuramente a breve riusciremo a trovare anche, faremo comunque una, diciamo, un'importazione di quello che può essere questa selezione di vini. Ma ha detto che si mangiano senza la forchetta. Non si mangia a mano, non si usa la forchetta, con la mano, si usa, non si usa la forchetta e vediamo come riuscirete. Adesso non si può mangiare con la forchetta perché dentro c'è il sugo, se tocchi con la forchetta si rompe.